La Calabria è una regione ricchissima di storia, che troppe volte si è persa o è stata dimenticata. Nell'entroterra, poco visitata dai turisti, restano a testimonianza le pietre levigate dal vento, di borghi divenuti fantasma. Uno di questi esempi, in provincia di Reggio Calabria, è il borgo di Brancaleone. Le origini di Brancaleone sono antichissime, databili tra il V ed il VI secolo, sorto grazie a monaci greco-bizantini in fuga dall'Oriente a causa dell'avanzata musulmana. Inizialmente battezzata come Sperlonga, si arricchì nel 1300 di un castello di cui restano oggi pochi resti ed assumendo l'attuale nome di Brancaleone. L'effettiva origine del nome non è ancora chiara. Tra le varie ipotesi, quella in cui in queste zone crescesse rigoglioso il fiore denominato Boccaleone e che in questi antichi testi il borgo fosse chiamato appunto Boccaleonem. A partire dal XV secolo e fino al 1774, il borgo di Brancaleone passò di mano in mano a diversi feudatari, tra cui i Ruffo e i Carafa. A Brancaleone Superiore esistono diverse grotte, in realtà scavate dall'uomo. Il tipo di roccia malleabile e porosa ha infatti permesso di scavare piccoli e suggestivi ambienti. Non a caso, anticamente la terra di Brancaleone si chiamava Sperlinga o Sperlonga, dal latino spelunca o dal greco spelux, il cui significato era appunto spelunca o caverna. Si trattava molto probabilmente di celle monastiche utilizzate come luoghi di meditazione. Nei secoli furono scavati diversi cunicoli e sotterranei in tutto il borgo. Nella chiesa madre di Brancaleone Superiore esisteva infatti un sotterraneo dove venivano seppelliti i sacerdoti e qualche nobile del paese. Inoltre, una leggenda narra di un sacerdote, Don Carlo Bologna, che fu seppellito seduto e legato a una sedia. Molte delle grotte furono realizzate dai monaci greco-bizantini al loro arrivo tra il V e il VII secolo. La struttura sicuramente più suggestiva è la chiesa dell'Albero della Vita. Purtroppo abbandonata ed a rischio di crollo, è stata scavata lasciando un pilastro centrale che richiama la struttura di un albero e sembra rifarsi alle chiese grotta dell'antica Anatolia. Ormai poco visibili, alcune incisioni che rappresentano una croce ed un pavone stilizzato. Tra le chiese grotte ancora presenti nel Borgo Fantasma, particolarmente interessante è quella dedicata alla Madonna del Riposo. Di dimensioni molto piccole, oggi è protetta da una porta metallica. Al suo interno, fino al 1966, si trovava l'immagine della Vergine in adorazione del bambino adagiato in fasce, mentre restano ancora tracce di splendidi affreschi risalenti al XVI secolo. Anche a causa di sfortunate vicende storiche, Brancaleone Superiore si svuotò. Nel 1740 subì una forte carestia causata da un'invasione di cavallette che distrussero tutti i raccolti.
In seguito, il terremoto del 1783 e quello del 1905 provocarono gravi danni al borgo. Lentamente, la popolazione si trasferì nella vicina Brancaleone Marina, che oggi è una suggestiva località turistica dove si trova il centro di recupero tartarughe marine. Nell'entroterra restano solo pietre, vento, sole, fichi e melograni selvatici, capre libere di correre e saltare, ma soprattutto la memoria di una Calabria storica e da riscoprire.